Boh. Il boh è composto di poesie che i bambini ripetono di continuo sottovoce. Il boh è ricco sia di scelte che di indecisioni, di sì, di no, ma anche di forse, di paure che si radicano nelle certezze del non sapere. Il boh vuol dire tutto ma anche niente. È una risposta che ti dà una risposta senza senso. Il boh ti fa fumare un sacco di sigarette mentre ti porta al limite di un burrone in cui o ti tuffi, o torni indietro, accompagnandoti nel caldo di una notte estiva. Il boh si pronuncia, ma spesso si usa anche le parole, dato che non è in grado di esprimersi verbalmente, perché le emozioni se le conserva sotto vuoto, sotto grassi strati di risate, di bicchieri pieni d'energia, che racchiudono insicurezza e malinconia. Boh ha 20 anni, ma anche 33, e nessuno ancora se lo spiega. Boh è sensibile, ma anche nervoso, pungente e tranquillo. Gli dèi dicono che sia un incrocio tra scorpione e capricorno. Boh è pauroso, ma si lascia cullare nell'oscurità dell'inferno, sonnecchiando su un'amaca profondamente, tra le fiamme che lo avvolgono in penombra. Boh non sa cosa vuol dire boh, perché per quanto sappia scrivere, in fondo è un ignorante che non sta capendo nulla, mentre quasi tutti dormono, immersi in sogni che solo a pensarci ti viene da dire boh, mentre la sera lentamente si esaurisce, con tutti che cercano di trattenerla in modo che questa poesia non finisca. Lei si libera, lasciando spazio al calo della luna, l'inizio del tramonto, mentre boh chiama lei, che lentamente si sveglia.